Benvenuti ragazzi nel mio nuovo video. Oggi faremo un altro giro in bici. Il percorso prevede 100 km con 776 di dislivello. Saremo nei pressi di Mantova. Il giro si chiama Gravel dei Borghi. Qua piano piano arrivano i ciclisti. Adesso si parte. Ci vediamo durante il percorso. Adesso che ho, come sempre, gli oggi siamo distanziati un po', vi aggiorno sull'evento. Anche a questo evento si possono fare due tracce, una da 80 e una da 100 km. Io ho scelto quella da 100. Ho scelto di partecipare a questo evento per cambiare un po' il luogo per pedalare. Come nel Veneto, in quelle zone lì ci sono stata, penso, per largo e per lungo, e ho pensato di cambiare zona e stare nel Mantovano oggi, cogliere questa occasione. Alberi. Se guardate il panorama che si vede da qua, raga. Stupendo. Devo dire che la salita per arrivare qua tirava parecchio. Io ho un vago ricordo di essere già stata qua, forse assomiglia e basta, però mancano esattamente 45 km all'arrivo alla macchina. Ragazzi, sono contenta di aver trovato questa giornata così magnifica, perché ieri a casa mia c'era il diluvio universale, o meglio il cielo da diluvio, ma poi ho fatto due gocce e però guardate adesso che giornata è uscita, ottimo, su misura per noi.
Eccoci arrivati nel borgo di Castellaro. Non vorrei dire, ma come vedete qui il panorama è mezzo fiato, come dico sempre, giornata azzeccatissima, guardate il cielo, il colore bello. Comunque Fede, se vieni a Mantova c'è pane per i tuoi denti, guarda che acqua che c'è qua. Cioè io non vorrei dire, ma dove vado io ci dovreste essere tu. Da notare la forza dell'acqua. Stupendo. Ragionando bene sul fatto che ho scelto questo giro al posto di un'altra, che un'altra motivazione potrebbe essere quella di avere uno zio mantovano, quindi mi piaceva l'idea di scoprire, vedere un po' dove è nato e vissuto per un po'. Quindi zio, se stai guardando questo video, ti saluto. Tutto Mantova è pieno di posti belli che noi non abbiamo in Veneto, o meglio a Padova. Sicuramente discorso meteo, come non detto, cielo di merda. Comunque vabbè, mi mancano 17,9 km e quindi ho intenzione di fare tutta una tirata, visto il panorama e il fresco che sta venendo su. Quindi io vi saluto, vi ricordo di mettere un mi piace, condividere il video e commentare qua sotto con qualche giro in bici che vi piacerebbe vedere sul canale. Al prossimo video!